Ciao a tutti, rieccomi con un nuovo video. Finalmente rieccomi con un nuovo video. Io sono sempre Federica e oggi voglio mostrarvi i miei ultimi acquisti libreschi fatti da IBS. Comincio subito col dirvi che io ho acquistato 6 titoli, 5 dei quali sono graphic novel. Se mi seguite da un po', sapete che io ho un amore sconfinato per i graphic novel, ne leggerei a valangate e ci sono degli sconti molto interessanti in questo periodo e non potevo non approfittarne. Partiamo subito con il titolo che non è un graphic novel, ma è un romanzo che ho acquistato perché sto partecipando a un bellissimo progetto su Instagram ed è Lux di Eleonora Marangoni. Lux fa parte dei 12 libri finalisti al Premio Strega. Il progetto al quale sto partecipando si chiama Nel nome della strega ed è stato inventato da una delle mie più care amiche, ovvero Anna Maria, che su Instagram si chiama La Contessa Rampante. Sono sicura che già la conoscete perché è super mega famosa. Però giù nell'info box vi lascio lo stesso il link con il rimando al suo profilo, così magari potete seguire anche voi questo progetto. Passiamo adesso ai graphic novel, occhi a cuoricino, già mi vedete tutta esaltata. Allora, vi mostrerò le prime due graphic novel che vengono dalla scuderia Bao e sono proprio le più grandi, nel senso che sono anche fisicamente le più grandi che ho acquistato. Allora, la prima che vi mostro la stavo adocchiando da un sacco di tempo, ovviamente però sapete che i graphic novel hanno dei prezzi un po' altini. Quando io faccio acquisti di graphic novel cerco sempre di farli quando ci sono gli sconti e Bao in questo periodo ha il 25% di sconto almeno fino al 20 aprile, se non sbaglio le date, ma ovviamente io sono famosa per sbagliare nomi e date, quindi andate a controllare e approfittatene. Allora, il primo graphic che vi mostro è questo qui, gigante, bellissimo, L'età dell'oro, volume 1, perché se non mi sbaglio è già stato pubblicato il volume 2 e lo stavo desiderando da tantissimo, tantissimo, tantissimo tempo, perché all'interno le illustrazioni sono tipo spettacolari, spero di farvi vedere bene. Cioè, i disegni sono meravigliosi e io la adocchiavo sempre in libreria, non vedevo l'ora di prenderla, ma anche la pagina iniziale, la copertina è stupenda. Cyril Pedrosa e Roxane Morail sono gli autori e è piuttosto grande anche, diciamo, per il numero di pagine. Questa è prezzata 27 euro, adesso non ricordo bene col 25% di sconto quanto mi è venuto, però ovviamente ne sentirete parlare per parecchio. Altro graphic novel, sempre targato Bao, sempre gigante, che ho preso perché desideravo da tanto tempo e che si inserisce anche nel mio progetto di letture tematiche, La Via del West, quindi il mio progetto di letture a tematica western, e sto parlando dell'Odore dei ragazzi affamati, gigante anche questa, molto voluminosa, un po' più breve, diciamo, dell'età dell'oro. Allora, un western grafico. Quindi un graphic novel a tematica western, io non potevo assolutamente resistere a cotanta bellezza, lo stavo adocchiando da un po'. Su Instagram ho messo la foto di questo mio nuovo acquisto e alcuni di voi mi hanno detto che oltre a essere a tematica western è anche una storia molto onirica, non vedo l'ora di leggerlo. Fatemi sapere ovviamente giù nei commenti se qualcuno di voi l'ha già letto, così che mi date qualche parere. Continuiamo con i graphic novel, ma cambiamo casa editrice. Passiamo alla Tunue. Tunue che ha anche su tutto il suo catalogo il 25% di sconto. Non ricordo assolutamente fino a quando, però informatevi, andate a spulciare il catalogo Tunue che raccoglie dei titoli molto molto notevoli. Il primo titolo che vi mostro me l'ha consigliato Aldo di Ashura Corner. Vi lascerò il suo link giù nell'info box perché Aldo consiglia sempre dei graphic novel eccezionali. E visto che proprio lui mi aveva consigliato Il piccolo vagabondo e il silent novel che mi era piaciuto tantissimo, non potevo non seguire i suoi consigli anche per quest'altro graphic che vi mostro. Si chiama Il circo della vita.
ambientato appunto in un circo. Quando lo avrò letto, vi parlerò delle mie impressioni su questo graphic che ho sfogliato e che ha dei disegni molto molto belli. E ormai sapete, io sono un'amante sfegatata dei graphic e mi vedrete spesso parlare di queste meraviglie. Il prossimo graphic novel è incentrato sulla vita di un pittore che io amo particolarmente, ovvero Gauguin. Il graphic novel si chiama Gauguin, l'altro mondo di Fabrizio Dori, sempre targato Tounoué, l'altro mondo, perché ad un certo punto della sua vita Gauguin lascia l'Europa e va a vivere a Tahiti. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è che i disegni del graphic sembrano proprio fatti da Gauguin, cioè riprendono lo stile di Gauguin a Tahiti, nelle isole tahitiane, perché poi lui, se non sbaglio, ha vissuto su più isole di questo paradiso terrestre. Ecco qua, e qui proprio sono raffigurate delle tavole nelle quali vengono mostrate, diciamo, le nascite di alcuni dei suoi capolavori realizzati proprio nell'altro mondo. Il prossimo graphic novel, nonché ultimo, mi intriga particolarmente perché l'ho visto poco in giro, sia su Instagram che su YouTube. Ovviamente smentitemi giù nei commenti, mi raccomando. E si chiama I conigli di John Marsden e Sean Tao, sempre edito da Tounoué, e ho visto che comunque ci sono poche parti scritte. Per esempio, guardate qua, meraviglioso questa tavola che riprende, diciamo, la prima e la quarta di copertina, ma ci sono pochissime parti scritte. Quindi questo è uno di quei graphic novel che richiedono al lettore un po' più di attenzione, perché ovviamente tutto il messaggio che gli autori vogliono far passare è veicolato dalle immagini. Mi intrigava parecchio perché i conigli, che penso siano i protagonisti del libro, sono disegnati in modo alquanto inquietante. Cioè, non so se riuscite a vedere, questi sono conigli, hanno la testa piccolissima, questo corpo bombato e le orecchie tirate indietro così. Non so a voi, ma a me inquieta un po' come sono disegnati, però non vedo l'ora di leggerlo. Bene gente, il book haul di oggi finisce qua. Vi ho mostrato i libri che ho acquistato nel mio ultimo ordine IBS. Spero di avervi tenuto compagnia per qualche minuto. Fatemi sapere giù nei commenti se avete letto qualcuno dei libri che vi ho mostrato, se avete acquistato qualche graphic novel con questi sconti, sia Bau che Tounoué, così ci scambiamo un po' di info. E niente, vi lascio un grande bacio. Al prossimo video. Ciao ciao!